Allora, io sono qua che conosco Verona dal 2018. Ho avuto un po' di problemi di salute e non essendo che avevo la residenza, ero senza fissa dimora, giustamente mi hanno dovuto, ho chiesto un aiuto dalla ronda. Vado alla ronda, conosco i volontari, da lì abbiamo fatto un percorso insieme. Mi hanno portato dai servizi sociali per avere un dormitorio perché ho problemi io della gamba. Quando dovevo andare a un pronto soccorso, la sanità, non essendo residente, potevano fare un poco per volta, finché alla fine abbiamo risolto un tassello per volta. Siamo andati dai servizi sociali, c'era un posto dormitorio, da lì ho iniziato a fare il percorso del dormitorio, non stando in strada, dato che sono una donna, i pericoli ci sono per le donne e quello è già stato un altro aiuto. Sono sempre più tranquilla, avendo un posto caldo, un posto dove dormire, essendo quasi tutto come una famiglia. Io mi trovo bene in una ronda perché è come una famiglia per me, perché mi hanno dato tanto, tanto aiuto. Da lì ho conosciuto un assistente sociale che è responsabile del dormitorio. Da lì, facendo colloqui, come mi trovo, come sto e tutto, alla fine mi trovo bene su questa cosa qua. Abbiamo risolto le cose. L'unica cosa che non mi sono mai demoralizzata, non ho mai muso, ho sempre il sorriso in bocca. Ho sempre avuto il sorriso in bocca, sia quando ero in strada, sia adesso che sono in dormitorio. Problema della residenza, cioè del problema sanitario è perché hai la residenza a Cuneo No, e no, quindi no. non. Il problema del coso della residenza era che io abitavo in un'altra regione e non ero appoggiato in una regione qua in Veneto. Adesso, in questi giorni, abbiamo risolto anche la residenza. Adesso ho una residenza qua in Verona e ho anche il medico di base adesso. Grazie sempre alla Ronda che mi ha aiutato a entrare in dormitorio. Tu quando non avevi ancora questa cosa, che andavi al pronto soccorso, Sì. cioè come, cioè venivi cioè, non so, Ti accettato. seguivano a malapena perché giustamente non avevo una residenza, essendo che ero senza fissa dimora, ti guardavano un poco meno. Poi alla fine mi hanno fatto un ricovero proprio perché la gamba non ne poteva più, ero sempre che soffrivo tutti i giorni. Mi hanno fatto proprio un ricovero di 15 giorni e da lì hanno scoperto che delle altre patologie di salute. Adesso come adesso comincio ad andare un po' meglio con la situazione di salute, però comunque adesso loro non è che se ne sono sempre fregati perché avevo la tessera sanitaria, non è che non ce l'avevo, Certo. non ero residente in Verona, ma ero residente da un'altra parte, però loro fanno riferimento che è proprio in Verona. Esatto, Sì, beh, sanità regionale. perché tra regione e regione cambia, Sì. capisce? E non avendo tutta la mia situazione da un'altra regione, si trovavano anche un po' in difficoltà per curarmi, giustamente hanno dovuto farmi un ricovero per poter andare avanti con tutte le patologie che ho. Allora, quando ero in strada l'unica cosa di difficoltà è che non riuscivo ad avere un posto fisso per andare a dormire. Per noi donne è un po' pericoloso stare in strada. Non è bello perché un uomo se la sa arrangiare, una donna no. E allora devi accontentarti anche nei posti più sicuri, più sorvegliati, perché non ti vengono a farti del male. L'ho trovata un po' dura, però sempre col sorriso in bocca. Mai mi hanno Non visto arrabbiarti. piangere, mai visto disperarmi. Avevo sempre sorriso in bocca, anche se avevo una gamba gonfia così. E quello è. Però per una donna stare in strada è molto difficile, perché è proprio pericoloso, perché poi essendo una città che non conosci, poi essendo che ci sono tanti gente che non ti conoscono, hai paura sempre che ti fanno del male nelle grandi città, sono queste cose che una donna va più tutelata. E c'è il migliore cosa di entrare in un dormitorio, che almeno lì sei più sicuro come ambiente.
La Ronda è stata il primo... Il mio primo cammino è stata la Ronda, sì, nel 2018. Esatto. Poi ti ha accompagnato anche nell'ambito del discorso sanitario. Quindi... Mi hanno accompagnato nel mondo dei servizi sociali per avere una posizione, perché dicevano è una ragazza, problemi di salute e tutto. Hanno fatto un percorso insieme a me. In poche parole, per me la Ronda è come una seconda famiglia. Io quando ho problemi mi rivolgo a loro. Come per me è una seconda casa. Una dimora fissa, cioè nel senso come dormitorio sempre. Sono adesso sì, sono residente a Verona, da ieri ho la carta d'identità veronese. Anche se la parlantina un po' napoletana, però sono veronese. Di dove sei tu originario? Allora, io sono nata a Saluzzo, provincia di Cuneo. Però i miei sono meridionali. Perciò parlavi di Napoli. Sì, esatto. Il sangue non mente, siamo sempre là. Quindi, scusa, hai fatto tutto questo percorso e oggi come passi le tue giornate? Allora, io adesso come adesso ho un progetto come Caffè Bijou. È sempre di una comunità dei giovani che lo seguono, la mia responsabile del dormitorio, e dal lunedì al venerdì sono impegnata con loro. E faccio dei lavoretti, tipo facciamo cucito, maglie, mi rendo questa cosa qua. Adesso comunque poi ho intenzione di trovarmi un lavoro. Quindi hai un progetto? Sì, dopo questa cosa qua che sto provando, Caffè Bijou, sì, mi hanno rimesso di nuovo in moto per trovarmi un lavoro. Una cosa bellissima. Esatto, che prima magari non ci pensavo neanche. No, adesso voglio di fare dei corsi per fare entrarmi nel mondo del lavoro di nuovo, perché io prima lavoravo. Io ero un dipendente comunale a Torino, ero un operatore come dei bambini, asilo, nido, e poi ho fatto uscieri come dentro il comune. Poi ho avuto un incidente brutto con la schiena, 3 anni paralizzata, mi hanno licenziato. E da allora non riuscivo a prendere più niente. E poi ho lavorato anche come metalmeccanico in un'azienda che poi mi hanno lasciato a casa perché non mi hanno assunto come categorie protette. E infatti il mio percorso vorrei fare un corso su assemblaggio per meccanica per andare poi a lavorare lì.